dottor Luigi Snichelotto, oggi il Mectalia Job Tour fa tappa a Salerno. Come sta rispondendo la città? La città sta rispondendo stupendamente. Abbiamo notizie non ufficiali, ma di circa 1.000-1.200 candidature che sono state inserite nel nostro sito nazionale McDonald's, tappa di Salerno, e siamo contenti perché oltretutto devo ringraziare le istituzioni locali e regionali che ci hanno sostenuto, perché poi la conferenza stampa della settimana scorsa ha dato veramente dei frutti insperati. Quindi sotto questo punto di vista certamente sì, in questo momento stimiamo 180-200 candidature da selezionare, abbiamo uno schieramento di selezionatori molto strutturati e quindi siamo fiduciosi che, come sempre, con Salerno e nella provincia di Salerno, abbiamo qui anche rappresentante delle istituzioni, l'assessore Trigiano di Pontecagnano, di fare un bel lavoro e quest'anno progressivamente creare le premesse per l'inserimento di queste 70 risorse. 70 risorse, qual è il profilo del candidato ideale, McDonald's? Io ho già detto in conferenza stampa e a chi mi ha chiesto in precedenza che abbiamo allargato la forbice, perché in realtà tendenzialmente le aziende preferiscono inserire giovani fino ai 29 anni, ci sono una serie di caratteristiche legali che invogliano a questo tipo di profilazione. Io ho chiesto di allargare a Monster a 45 anni, perché penso che nei nostri territori meridionali sia necessario dare un contributo ulteriore al territorio, perché sono molte famiglie, molti rappresentanti di famiglia, padri, madri di famiglia che vengono purtroppo espulsi dal ciclo lavorativo, magari si trovano a 35-40 anni fuori, e dare loro un'ulteriore opportunità, un'opportunità di prospettiva e stabilizzata, secondo me è un nostro dovere sociale. 70 assunzioni che saranno distribuite nei vari ristoranti su Salerno città. Sì, in realtà noi apriremo un nuovo ristorante, è un po' come si suol dire dalle parti nostre il segreto di Pulcinella, nel senso che tutti lo sanno ma nessuno lo dichiara. Io non ho ancora l'ufficialità dell'apertura, ma stimiamo che, diciamo, a cavallo dell'estate ci dovrebbe essere questa nuova apertura, come si dice in America, downtown. Non mi spingo oltre. Poi abbiamo queste conversioni, le OTF, cioè, perché noi in realtà rendiamo disponibili le aperture dei ristoranti anche nel notturno, quindi questo è un altro servizio che diamo alla collettività. Invece le OTF saranno oggetto di conversione nei nostri ristoranti, abbiamo già un modello che funziona in questi termini, che si può verificare in provincia di Salerno, che è presso le cotoniere. Qual è la sfida di McDonald's rispetto alla vicinanza ai territori? Ma la sfida è sempre quella di dare un servizio ovviamente alla clientela. E noi stiamo cercando questa volta i profili psicoattitudinali, ovviamente in riferimento alle nostre aspettative. Noi non valutiamo le persone in quanto tali, non ci permettiamo mai di dare un giudizio sul percorso umano personale, ma per quello che attiene alle nostre necessità. E devo dire che adesso noi ci apriamo sempre più alla clientela, stiamo dando servizio al tavolo, stiamo organizzando, anche Salerno è partita con My Delivery in partnership con Deliveroo, insomma stiamo dando una serie di servizi, accudiamo, come dire, in termini sartoriali ci avviciniamo al cliente sempre più per accudirlo e coccolarlo. Non è solo una questione di food, di cibo, ma è un'esperienza, il McDonald's Experience. Trigiano, l'assessore alla creatività del comune Pontecagnano Faiano, un legame forte, una sinergia importante con le istituzioni, in particolare con il comune di Pontecagnano Faiano, ma in conferenza stampa sono state tante le personalità presenti, partendo dal sindaco di Salerno, gli assessori regionali. Ecco, questa sinergia, questo incontro, amministrazioni, McDonald's. Sì, buongiorno a tutti. Sì, Barbara, come dicevi tu, una forte sinergia, una presenza costante del dottore Snichelotto a Pontecagnano, tanto è vero che anche noi abbiamo il McDonald's all'interno del Maximo, ormai da subito con il dottore Snichelotto abbiamo creato questa sinergia. Non dimentichiamoci la sponsorizzazione sul nostro evento Faville di Natale, dove lui ci ha creduto, dove insieme
insieme ci abbiamo creduto e abbiamo fatto sì che questo evento si sviluppasse. Io sono molto contenta di essere qui stamattina, ho accolto subito l'invito, anzi porto i saluti del mio sindaco Giuseppe Lanzara che purtroppo non può essere qui stamattina. Siamo fiduciosi, abbiamo un grande imprenditore alle spalle che sicuramente ci darà una mano sotto il profilo dell'occupazione, soprattutto su Ponte Cagnano. Infatti 70 assunzioni, parti saranno insomma destinate anche a diversi ristoranti presenti sulla provincia di Salerno, tra cui Ponte Cagnano. Quanto è importante attrarre brand importanti e incentivare lo sviluppo del commercio sui territori? Sì, è importante. Guarda, noi siamo felici di avere finalmente un interlocutore umano, nel senso, quando noi chiamiamo il dottore Sninghelotti per qualsiasi cosa, lui è pronto a muovere l'economia del paese. È importante sicuramente averlo presente sul territorio, ma è importante soprattutto che i giovani vengano coinvolti in prima persona e direttamente con un rapporto proprio umano. Noi siamo contenti, Ponte Cagnano c'è, l'amministrazione c'è, ma c'è da dire che anche tutti gli imprenditori, sia di grandi brand sia quelli locali, finalmente abbiamo creato una sinergia, una rete per far sì che l'economia si sviluppa veramente a 360 gradi.